Siamo qua, come tutti i pomeriggi ormai dal 13 dicembre, per raccogliere le firme del referendum indetto dal Movimento 5 Stelle per l'uscita dall'euro. E quello che è importante secondo me di questo referendum, al di là di quelli che saranno gli obiettivi che riusciremo più o meno a realizzare, è il fatto che ancora una volta il Movimento si sforza di raggiungere tutti i cittadini e di farli in qualche modo riflettere su questi obiettivi. Cioè, per la prima volta il Movimento 5 Stelle sollecita tutti quanti i cittadini a riflettere quali sono i vantaggi eventuali di uscire dall'euro e quali sono invece gli svantaggi di rimanere nell'euro. Tutte le persone che io ho avvicinato mi sono resa conto che reagiscono quasi con paura all'idea di dover uscire dall'euro, quasi che temano una specie di salto nel buio, no? In realtà poi, sollecitati dalle mie domande, quando cerco di farli riflettere, piano piano si rendono conto che forse ci abbiamo una possibilità di ripresa, forse ci abbiamo una possibilità di uscire da questo stato di crisi totale in cui stiamo sempre più sprofondando. Quindi il merito che questo referendum, che ricordo è un referendum soltanto consultivo, cioè punta a sapere cosa pensano i cittadini italiani di questa ipotesi, cerca di raccogliere l'opinione di quanti più possibili cittadini a favore dell'uscita dall'euro, per poi portarla sul tavolo dove si prendono queste decisioni e far capire ai nostri governanti che forse la gente ha bisogno di qualcosa d'altro, ha bisogno appunto di uscire dall'euro.